Se vegliappo me strappo orecchie, me strappo. Animali cornuti. Fra Rodolfo da Ceprano, detto Don Buro, è il nostro professore di storia e geografia. Che piacere. Don Buro, c'è il Peo Colombo che mi dà noia. Xx, Colombo, famandrino, Signori, buongiorno. Sono stato in Andoretta per cambiare un po' d'acqua d'olive, no? San Crispino, quanti bottoni, quante scritte! Sembrava Flipper! È la prima volta che vola? Beh sì, è la prima volta che vado in America. Capirà, insegnando storia e geografia, non dico, sto vivendo momenti magici. Oh, tra 10 minuti sorvoleremo l'isolotto di Kashmir, al largo delle coste Bretoni. 150 chilometri quadri, attività prevalente la pastorizia e la cultura del Granduco. Abitanti 7.000 circa, stando ai dati dell'82 però, Bravo! Beh sì, ci chiappa abbastanza! Rimettete l'orologio sopra dietro. Ricordatevi di girare con documento di tenditanza a coccia. Dollaro vale circa 1.900 lire, fatevi sempre l'affari vostra, che come diceva il santo Gerolamo, chi se fa l'affari sua torna sana a casa sua. Ma Colombo, non mi fa saltare la bagarozza al naso, eh? Vi concedo mezz'ora di rifiato per dare un'occhiata ai giardinetti del parco centrale. Oh, state in gammana che è pieno di birbaccioni. Serafino, rimani accanto a me. Pronto? Pronto? Parlo con l'Istituto San Crispino di Roma? San Buro, un trasferto a New York! Ah, è lei, preside? Che sta a dormire? Se fa la vendichella pomeridiana, No? Com'è l'una di notte? Usando Crispino mi sbaglio sempre con queste ore avanti e indietro. E sorry, ho calcolato avanti! Sì, stringo. Qui tutto ok, tutto bene! Sto imparando anch'io l'americano. Oh, New York è una bomba, Come dice? Chi è che paga sta telefonata? È lei, ho chiamato in colletta. Sì, stringo. A forza di camminare, sono venuti i galli. Mo sta a fame di ruvio. Come chi se ne frega? Preside? Preside! Ma quanto è insofferente questo? Ma da domani il tempo ti chiede che tempo farò? Metti una firmettina qui, è per il preside. Ah, bravo, Serafia, hai fatto bene. Quando arriva la cartolina è sempre una festa. Ma non l'ha comprata sta porcheria? In cartoleria. Ma che ne c'è, spedite altre? Sì, una a mia sorella, una al parroco del paese. Con le donnacce tutte ignude? San Michelino. Io credevo che fosse l'Empire State. L'Empire State? L'Empire State. L'Empire State. Ma Serafì, ma dico, ma come se va a scandare l'Empire State col culone di sta zozzetta? Non ci sta proprio con la testa questo. Preghiamo, fratelli. Ricordiamo l'uomo che con la sua musica ha rallegrato la vita di milioni di persone. Preghiamo per l'anima di Francesco Sinatra. Ma Serafì, ma quale Sinatra? Questa è la casa d'Elvis Presley. E chi è? Scemo, 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 scemo. Quando ce l'ho, ce l'ho. È stato sempre il sogno mio di comprarmi un cappellone a recupero. È divertente, ma come? Dove se lo mette? È incato sopra lei. C'ho già un caschetto da pompiere con pizzicata quando siamo andati in gita alla caserma di Cinecittà. Buono, ma non understand? Che state a combinare? Niente, abbiamo conosciuto questi ragazzi e le volevamo invitare a bere qualcosa. Solo che sto ubriaco la vuole cacciare fuori. Ne conosciamo! Ma che ha detto? Ha detto i negri fuori. Fratello americano, calmate. Siamo tutti figli di Dio. Negro, stai! E mo che ha detto? Che i negri puzzano. Ah, puzzano? Ma come figlio? Siamo creature del Signore, anche tu, che pari un animale cornuto. Che male le fanno ste negrettine, scusa? Fuck you. Una parolaccia. Quale? Vaffanculo. Ah, così ti sei detto? Chiama in borcappellone. Bravo, Don Buro. Ammazza, che gancio. Complimenti. Non sapevo che lei fosse anche un atleta. Beh sì, ho fatto i campionati studenteschi pontifici del box. Alle finali incontrai un fratone d'Assisi, una montagna! Gli ha mollato una svendola al mento e quando si è svegliato si credeva di aver visto gli uccelletti al Santo Francesco. Don Buro, ma da quella parte si andava a Las Vegas. Gagliardo,
Appunto, noi giravamo alla larga dai luoghi dove prospera il gioco d'azzardo e il vizio. Ci buttammo una valle della morte, che paesaggisticamente parlando è molto più interessante. Veramente a me mi interessavano di più le conigliette e le slot machine. Pappola, non è che conosci pure Farrah Fawcett? Colombo? A Las Vegas ci va l'anno prossimo per conto tuo. Ok, facciamo un referendum democratico. Chi opta per Las Vegas, alzi la mano. Hai visto, Burro? Il popolo è con me, ho vinto le primarie. Stolidi, ma non credete che vi porta a Magliano Sabino? Ve sto a portare a Brisky Point. Ma cosa ho fatto? Ho pizzicato un po' di gioco. Ma va a cagare. Fuori, torna negli spogliatoi. Esigo il cartellino rosso. Io sono sacerdote e uso il saldino. Fuori. Espulso dallo bello sarebbe un onore, ma dallo stronzo è proprio il minimo. Ma che sta a fare con tutto il papagno di fora? Ma che te sei impazzito? Oh, stammi in America! Spargiamo in giro la voce che sono un bronzo di Riace. Che simpatica gioventù scavigliata! Don Burro! Ma che fa? Sto a fare quattro salti con sta simpaticona! Abbiamo altro da fare. È un po' di ricreazione, santa pazienza, Signor, su, si rilassi un attimo pure lei. Namo. Ma che fa? Che faccio? La faccio ballare. Ma lo sa che lei balla benissimo? Da ragazzo sono stato campioncino al torneo di Vedralla. Comunque per il dirico la rumba e il foxtrot figurato. Che se devo fare? Grass, man. Grass? Grazie. Gustosa. Deve essere la marca nuova, la conosco. Grazie. Fantastico. Fantastico. Se mi vede fratello Serafino, gli viene la paralisi. Vedo che la sciacqua in California. Gli sgraidi. E valigia vostra sono già a bordo. Forza, su, muovetevi! Senti, Burro, ti dispiacerebbe regolare tu il taxi? Noi siamo rimasti a secco. Basta che te sbrighi. Namo! How much? $425. $425? Ma ando cazzo siete stati? A Las Vegas? Burro, raccontaci un po', com'è sta America? E com'è? È immensa, smisurata, vasta. Se volemo anche tentacolare è un po' caotica. Ma vuoi mettere l'aria inquinata e sossa di Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo Burro Burini. Ma beata l'ignoranza, si stai bene de mente, de core e de panza.